cambiato il mondo, è cambiato Michelangelo. Sul trono di Pietro c'è Paolo III Farnese. Il mondo ha girato sul suo asse. E anche Michelangelo del Giudizio, che comincia a lavorarci nel 1536 e lo conclude nel 1541, è un uomo profondamente diverso rispetto al giovane artista che aveva dipinto la volta della Cappella Sistina. Ormai vicino ai 70 anni, si sentiva vecchio, malato, stanco, affronta l'impresa del giudizio finale.